Ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina e sono orgoglioso di presentarvi la mia nuova rubrica In Cucina con Jimmy. Oggi vi spiegherò come fare una carbonara coi fiocchi. Anche voi che siete single non avete più bisogno di andare a McDonald's, di andare da papà, da mamma, da zia. Oggi voi potrete cucinare da soli grazie a Jimmy. E allora hai conosciuto la tua lei o il tuo lui e lo vuoi prendere per la gola? Vuoi che sia tuo per tutta la vita o anche solo per una sera? Allora segui i consigli di Jimmy e vedrai che tutto andrà per il verso giusto. Oggi io vi spiegherò come fare la carbonara perfetta. Avete bisogno di piccolissimi ingredienti e pochissimo tempo serve. Avete bisogno di una bella padella dove potrete rosolare il vostro guanciale più una pentola per cuocere l'ingrediente principale, uova, pecorino romano e tutto quello che vi spiegherò dopo. Ma l'importante è l'ingrediente. Non prendete spaghetto qualsiasi. Andate nel migliore supermercato a comprare gli spaghetti nonentiti. Questo è il segreto del mio successo in cucina. Ok, siete pronti? Allora venite con me. Vi spiegherò il trucco per una carbonara coi fiocchi. Allora, io vi spiego oggi gli spaghetti alla carbonara. Prendiamo il nostro guanciale tagliato a fettine, non prendete quelli a cubetti. Gli ingredienti che vedete mostrati a video sono per 4 persone. Quindi voi potete aumentare o diminuire se siete di più o di meno. Quindi prendiamo il nostro guanciale, lo tagliamo a pezzettini piccolini piccolini. E poi dopo le metteremo nella nostra padella. Attenzione, non aggiungete olio perché c'è già il grasso animale. Se voi aggiungete olio andate a caricare di grassi e non va bene per la vostra salute. Quindi portate fino a colore dorato. Dopodiché fate bollire la pasta. Salate quanto basta e poi aggiungete i nostri spaghetti non entiti. Attenzione, non spezzateli e adagiateli piano piano nell'acqua bollente. Fate cuocere. Ok, ora tutto è pronto per preparare uova. Prendete le due uova, mettetelo nella ciotolina. Poi aggiungete il pepe macinato sul momento. Non prendete quello già macinato, perde di fragranza. Agitiamo bene bene finché non lo facciamo diventare un po' denso. E aggiungiamo pecorino romano, mi raccomando, non parmigiano, non grano, pecorino romano. La padella. Dopodiché noi prendiamo i nostri spaghetti, mettiamo, scoliamo direttamente spaghetti in padella e agitiamo bene 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 in modo a fuoco lento o fiamma spenta, non usate fiamma alta. Aggiungiamo le nostre uova e continuiamo ad agitare. Per avere quella cremina tipica del nostro carbonara, prendiamo acqua di cottura e mescoliamo con acqua di cottura fino ad arrivare ad avere la tipica carbonara buona buona. Aggiungiamo pecorino romano e mescoliamo. Ora è già tutto pronto per servire in tavola. Non mi rimane che augurarvi buon appetito e in bocca al lupo col vostro lui o la vostra lei. E allora vuoi imparare altri trucchi che potranno renderti la vita sempre più semplice? Segui anche tu tutte le settimane la rubrica sulla Non Entity TV Arterdeg Mac.